Sindaco, ieri il tavolo al Mise si è concluso con una fumata nera, c'è stato un rinvio, qual è il suo commento e la sua preoccupazione? Ma la partita, la trattativa sarà lunga, molto molto in mano al governo, deve anche un po' chiarire la questione, perché continuo a ripetere che se la situazione era chiara, come ci dicono ad ottobre, in cui Whirlpool avrebbe confermato il piano industriale e quindi anche la sede operativa di Napoli, che non è una sede decotta e che in base a questo ha ottenuto i contributi dallo Stato, non può con un tratto di penna cancellare Napoli e mantenere le altre aziende in Italia. Questa è una garanzia che ci deve dare il governo. Altrimenti vuol dire che è un'azienda non credibile e che quindi si pone una questione nazionale. Non è che Napoli viene dopo qualcun altro, questa è una vertenza non solo dei 420 lavoratori e di 420 famiglie e di chi le rappresenta dal punto di vista sindacale, è una battaglia della città, ci siamo schierati, io in prima linea, l'amministrazione, il Consiglio Comunale, stiamo seguendo la questione, anche ieri siamo stati a Roma, anche io sto facendo una serie di passaggi. Questa è una vertenza complicata, complessa, dura, ma bisogna vincere. Adesso la credibilità o meno è in mano al governo. Il governo deve farci capire se ha la forza di far rispettare un accordo oppure vuol dire che non ci sono evidentemente le condizioni perché questa azienda sia credibile nel nostro paese. Siccome invece è un'azienda che funziona, che a Napoli produce, produce con lavoratori e lavoratrici fatti di competenza, capacità e passione, oppure vuol dire che questo accordo non c'era. Che poi vedo che si sta aprendo pure un dibattito politico su questo, c'era, fino a che punto c'era, quando Di Maio sapeva, non sapeva, insomma Di Maio è il ministro del lavoro e dello sviluppo, sta a lui portare a conclusione questa partita, la partita va vinta e noi lo stiamo aiutando a vincere perché Napoli è la capitale del Mezzogiorno, non viene dopo qualcun altro, quindi questa è una questione nazionale. Se c'è da combattere noi siamo in prima linea, non consentiremo a nessuno di trasformare questa vertenza in una questione di ordine pubblico o di ammortizzatori sociali, quindi è venuto il momento di capire se questo è un governo credibile o fa solo like, post su Facebook o campagna elettorale.